giorno. Ci siamo? Buongiorno, benvenuti a tutti alla conferenza di presentazione di Francisco Consilso. E cominciamo dalla prima domanda della nostra piattaforma. E prego. Ciao Francisco, Andrea Besenzoni, Juventus.com. Sei qui da qualche settimana ormai e quindi ti chiedo come sta andando questo tuo primo periodo di ambientamento qui, come ti trovi? Sì, tengo un sentito molto bene. Sì, mi sto sentendo molto bene fino adesso. Sono stato accolto molto bene dalla squadra e dallo staff tecnico. Le prime sensazioni sono molto positive, sono felice di essere qui e adesso voglio solo dare continuità a questo lavoro. Ciao, buon pomeriggio, Giovanni Albanese Sport Italia. Ti chiedo perché hai scelto con così tanta convinzione la Juventus e qual è il tuo obiettivo da qui a fine stagione? Grazie. Claro que un club com mais Juventus quando ti chiama tu queres o mais rapidamente un club come la Juventus è ovvio che ti vuoi solamente unire il più rapidamente possibile. Esattamente quello che è successo, appena ho saputo dell'interesse della Juve volevo venire qui per aiutare il club nei suoi obiettivi. Sono completamente sicuro di aver preso la decisione giusta. Buongiorno, Filippo Cornacchi, la Gazzetta dello Sport. L'ultimo giocatore offensivo alla Juve portoghese aveva la tua stessa maglia, Cristiano Ronaldo, numero 7, compagno di nazionale. Ha esordito in Champions contro la Juve di Cristiano Ronaldo, hai segnato all'Europeo assieme a Cristiano Ronaldo, quindi hai una vita incrociata con Cristiano Ronaldo, che probabilmente è anche il tuo idolo. Volevo chiedergli, prima di venire qua, sicuramente gli avrei chiesto qualcosa, ti ha mandato un messaggio lui, cosa ti ha detto, ecco. Ainda non falei con ele sobre a minha vinda para aqui. No, non ho ancora parlato con Cristiano del mio arrivo qua a Torino. Sicuramente ne parlerò. È vero che ci sono molte coincidenze nella mia traiettoria con quella di Cristiano. Per me è un punto di riferimento, così come per tutti i portoghesi. Ovviamente mi rivedo in lui, in quella che è la sua voglia di migliorare sempre. Io credo di essere così a mia volta. Buongiorno Francisco, Paolo Aghemo di Sky Sport. Ti volevo chiedere che cosa ti ha raccontato tuo papà della Serie A e in questa scelta della Juventus, che cosa ti ha detto del club o insomma di quello che lui ha vissuto come esperienza in Italia, che tipo di consigli anche ti ha dato? Sì, falei con mio padre sobre futebol italiano. Sì, ovviamente ho parlato con mio padre sul calcio italiano. Anche se lui ovviamente ha giocato molto tempo fa, parliamo di oltre 20 anni. Però mi ha detto che il calcio italiano è sempre stato e sarà sempre molto competitivo, perché è uno dei campionati migliori al mondo. Qua ci sono sempre i migliori giocatori con grande qualità, un'alta competitività ed è un campionato perfetto per mettere in mostra le mie qualità. Buon pomeriggio con Seisao, Simone Nasso, Oggi Sport Notizie. Qualche giorno fa proprio tuo papà ti ha descritto come un giocatore con un ottimo cambio di direzione, molto bravo nell'uno contro uno, ma che può ancora crescere tanto. A tal proposito ti chiedo quanto potrà aiutarti Thiago Motta nel tuo percorso di crescita e se pensi che, considerando il suo rapporto con i giocatori giovani, possa essere l'allenatore ideale per farti fare un ulteriore salto di qualità. Grazie. Sì, io acho che queste sono le mie caratteristiche, il dribbling. Sì, io penso che queste siano i miei tratti principali, il dribbling, l'uno contro uno. La capacità di osare dentro il campo sicuramente mi distingue, ma io lo so e lo so che migliorerò molto con Thiago Motta e ne sono sicuro, sia per quello che ho percepito fin dall'inizio. Sono sicuro che è un allenatore che mi porterà a un livello successivo e io potrò sicuramente attingere da quello che imparerò qui. Ciao Francisco, benvenuto, Marco Baridano, Juventus News 24. Ti chiedo, nel 2021 avevi giocato, eri in panchina qui allo stadium per Juve-Porto che sancì l'eliminazione della Juve. Ti chiedo che ricordi hai di quella partita, che ricordi hai dello stadium in Champions e che stadium hai ritrovato anche l'accoglienza nei tuoi confronti qui contro la Roma la scorsa settimana. Grazie. Sì, è vero che in 2021...
Sì, nel 2021 ero qui per la partita di Champions tra Juve e Porto, però non ho percepito l'atmosfera dello stadium perché eravamo durante il Covid e lo stadio era vuoto. Però contro la Roma sicuramente ho percepito questo, l'appoggio dei tifosi, e mi sono accorto che una grande forza di questa squadra sicuramente viene dall'appoggio dei tifosi, perché per una squadra del genere è fondamentale contare sul loro supporto. Sono il primo giocatore, come si suole dire. Buon pomeriggio Francisco, Camillo De Michelis, tuttoio.com e Tutto Mercato Web. Volevo sapere se in questi primi giorni c'è qualcosa che ti ha maggiormente impressionato tra le strutture, un compagno o il metodo di lavoro di Thiago Motta. Io acho que toda organização, tudo aquilo que envolve o clube, acho que credo che in generale l'organizzazione del club non mi ha sorpreso, perché comunque era quello che mi aspettavo venendo in un club del genere. Parliamo della società che ha più titoli in Italia e quindi è normalissimo che l'organizzazione dietro sia fantastica, proprio come ho testimoniato in questi primi giorni. Sono molto contento di questo, di essere qui, e credo che ci siano tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro. Buongiorno Francisco, benvenuto Nicola Balice della Stampa. Alla Juve siete tre, diciamo, giocatori di seconda generazione, li chiamiamo figli d'arte, tu, Thuram, UEA, c'era anche Chiesa fino a poco fa. Quali sono le difficoltà, se c'è una pressione maggiore per gestire questa situazione, quali sono i pro e i contro che state trovando nel vostro percorso con un cognome così ingombrante a volte? Grazie. Claro que há sempre a comparação daquilo que foram. Sicuramente i paragoni con quello che è stato mio padre ci sono, però io non ascolto queste cose. Ho un immenso orgoglio di quello che ha fatto mio padre, sia nel calcio, in Italia, come allenatore. Ma non è una cosa che mi interessa molto il paragone con lui. Io voglio fare il mio percorso, lavorare, rendere orgogliosa la mia famiglia per quello che faccio. È semplicemente quello che cerco di fare. Buongiorno Francisco, benvenuto. Nicola Gallo, Gruppo Mediapason. La prima è la domanda più banale: come sta procedendo questo periodo dopo l'infortunio e quando ti potremo rivedere in campo? E poi sulla tua posizione, l'altro giorno ti abbiamo visto a destra, ti chiedo se preferisci l'una o l'altra corsia o se preferisci giocare a sinistra. Ok, in relazione alla lesione sto lavorando. Per quanto riguarda l'infortunio, sto lavorando giorno per giorno per tornare il più rapidamente possibile. Sono tranquillo perché non è niente di grave, quindi vedremo piano piano quando riuscirò a tornare. Però il processo di recupero va bene, io lavoro duramente tutti i giorni. Sulla posizione è semplicemente una scelta del mister. Io ho la possibilità di aiutare la squadra in ogni posizione. Sicuramente sulla destra mi sento più a mio agio, però io gioco dove il mister vuole, sono pronto a aiutare in qualsiasi caso. Di nuovo per Juventus.com ti chiedo ancora una cosa sul tuo arrivo, sui tuoi primi giorni. Ti chiedo come ti ha accolto lo spogliatoio e se c'è qualcuno con cui hai già legato maggiormente in gruppo. Grazie. Sì, accoglieron molto bene tutta l'equipe. Sì, mi hanno accolto tutti molto bene, tutta la rosa è stata molto calorosa, molto accogliente con me. Molta amizade per nos acolher da melhor forma quem chegou de novo. E claro che consigo parlare meglio con i brasileiri. Ovviamente ho più facilità di comunicazione con i brasiliani per una questione di lingua, però è tutto il gruppo che mi ha accolto benissimo. Ciao Francisco, Simone Indovino, Mola TV. Volevo chiederti, dopo la tua parentesi ovviamente in Portogallo, dopo quella in Olanda, se hai già avuto modo di captare le differenze che ci sono tra i tre campionati che hai vissuto, e a proposito di questo, se Thiago Motta sta facendo con te anche un lavoro dal punto di vista difensivo. Grazie. Sì, in cada campionato tem sue caratteristiche, claro que. Sì, ogni campionato ha le sue caratteristiche. Il campionato olandese è un campionato, ad esempio, più aperto, con più occasioni da gol. Quello portoghese è più difficile e più tattico.
muito mais difícil do que aquilo que as pessoas possam pensar. Molto più difficile di quello che le persone possano pensare da fuori. Perché le squadre grandi hanno molte difficoltà a vincere le partite con le cosiddette piccole. Adesso ho molta voglia di conoscere il campionato italiano e di adattarmi il prima possibile alle sue caratteristiche. Qua voglio dimostrare le mie qualità e soprattutto rendere felici i tifosi con quello che posso far vedere in campo. Daniele Galosso, Tutto Sport. Prima hai detto di avere la sensazione che con Thiago Motta potrai migliorare molto. Ti chiedo allora da dove siete partiti. In occasione della sfida con la Roma ti ha chiesto di essere te stesso, ti ha chiesto qualcosa in particolare. Da dove avete iniziato a costruire la tua avventura qua? No. Sì, il mister Thiago Motta disse non teve nessun pedido in particolare. No, Thiago non mi ha chiesto nulla di particolare, mi ha detto di godermi l'esperienza, abbiamo lavorato durante la settimana sull'aspetto tattico. Per il resto mi ha detto semplicemente di dimostrare il mio calcio e di mettere le mie qualità. Ed è quello che ho fatto, cercare nel modo migliore possibile di aiutare la squadra. Sicuramente non avendo fatto la preparazione non sono ancora al mio miglior livello, però so che piano piano lo raggiungerò grazie all'aiuto dell'allenatore e dello staff. Buongiorno Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport, ti chiedo, sei arrivato in prestito, quanto speri che la tua avventura alla Juve sia più lunga di un anno, di convincere quindi la società e l'allenatore a trattenerti per più anni e acquistarti magari a titolo definitivo? Grazie. Isso em relação a isso, empréstimo, isso são coisas de que os sì, su questi aspetti del mio trasferimento sono cose che riguardano il club. Io sicuramente ringrazio il Porto per tutto quello che ha fatto per me, adesso ringrazio la Juve. Io mi focalizzo sul mio lavoro giorno per giorno. Io sono qua per avere il più successo possibile e ovviamente spero di continuare più anni possibile, perché è un grande club e spero di rappresentarlo per il tempo più lungo possibile. È questo a cui penso, tentare di fare il mio meglio, fare la differenza e concentrarmi su questi aspetti. Bene, non vedo altre domande, vi ringraziamo e invito il nostro Managing Director Football Cristiano Giuntoli per la foto. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie, grazie.